Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questa nuova serie, su questo nuovo gioco. Benvenuti sulla serie su WWE 2K19. Come vedete qui siamo nel menu principale. Ci sono diverse sezioni in cui noi possiamo andare ovviamente a giocare al gioco ovviamente. In questo caso c'è la parte più importante del gioco, è quella che tratta la torre da $1 milione, dove ci sono 15 diciamo match da fare uno dietro l'altro, senza ovviamente possibilità di recupero per quanto riguarda la superstar che andiamo a scegliere, e dovremmo andare a vincere questi 15 match, ma comunque questo lo faremo successivamente. Quello che invece adesso faremo oggi è intanto fare un 2 match, un 2-3 match massimo, per intanto abituarci all'idea di il nuovo gioco, e poi nell'episodio successivo andremo già a giocare soprattutto alla modalità il mio giocatore, che da quest'anno è parlante, quindi tutti gli altri lottatori, compreso anche il nostro, ci sarà la voce, sia per quanto riguarda quella originale, sia per quanto riguarda quello che sceglieremo noi. Ho già creato il mio personaggio nelle sezioni per quanto riguarda il personaggio, che adesso lo andremo poi a usare successivamente. Intanto andiamo a utilizzare uno di quelli là che già ci sono ovviamente normalmente. Andiamo a giocare un match normale, ovviamente un 1 contro un 1. Andiamo a scegliere, anzi, io vado a scegliere il mio, ovviamente, questo è Enigma. E lo facciamo contro, che so, un Cesaro. Ok, senza manager, rimuovi manager, perfetto. Perfetto, possiamo andare a iniziare. Spero che questa serie vi piaccia. La porterò completa sul canale. Porterò sia dei match singoli, ma anche ovviamente tutta la carriera al 100% di quello che si può vedere nella modalità carriera. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti o anche con i like cosa posso andare a modificare o a cambiare. Questo qui, come vedete, è il mio personaggio, l'entrata del mio personaggio che ho creato nel videogioco. Non so se vi faranno sentire la musica, altrimenti lascerò quella di default che ho messo io per tutto il video, altrimenti va bene, sentiremo la musica. Ovviamente l'ho creato solo oggi, quindi ancora non ho tutti gli accessori che si possono mettere sbloccati, quindi ancora si potrebbe anche migliorare ovviamente il personaggio. Ok, andiamo all'entrata di Cesaro, così andiamo a vedere, andiamo rapidi. La cosa più bella che già sto notando su questo nuovo videogioco è l'animazione della persona che aspetta. Nei capitoli precedenti non si vedeva quasi spesso questa animazione. Vediamo com'è l'entrata però. A superhuman blend of strength, speed, agility and technique. The Swiss Cyborg is always L'entrata è a force to be fatta reckoned with. molto fedele all'originale, ovviamente. And his opponent from Lucerne, Switzerland, weighing in at Io voglio vedere però se nella 232 giacca c'è il simbolo di Game of Thrones, perché non credo che possano utilizzare il simbolo già di una serie TV, infatti non c'è, perché di solito ce l'ha qua, però non c'è, c'è il suo nome. Ok, le barre ce le sono. Hanno migliorato ovviamente anche un po' la grafica rispetto ai capitoli precedenti, ovviamente. Quando esce un nuovo gioco, la prima cosa che uno guarda è la grafica, però in questo caso soprattutto è bello anche vedere cosa si migliora, soprattutto di tutto il gioco in originale. Ok, possiamo saltare tranquillamente questa scena, possiamo andare a iniziare il match. Ok, possiamo anche iniziare. Allora, io sono uno che utilizza molto la velocità, quindi attacchi veloci, attacchi in corsa, attacchi con calci, ovviamente i paletti e anche ovviamente le corde. Quindi mi vedrete utilizzare queste
queste mosse, soprattutto molte volte nei miei match. Ok, la difficoltà per ora l'ho messa sul normale, spero che non sia troppo facile, anzi, perché sono abituato a giocare con giochi di wrestling e ogni volta l'ho messa sempre sul difficile, o mi ricordo anche a volte sul leggendario, però non so adesso com'è in questo caso. Vediamo come va. Intanto sto facendo una figura bruttissima. Mi sto prendendo. Ok, perfetto. Già, dai che ci. No, non mi interessa. Perché trasporto non mi interessa. Sono cose nuove che dopo questo già l'ho vista, non mi interessa. Okay. C'è sempre l'interferenza aperta, attivata soprattutto. Questo significa che in un momento all'altro può venire anche Sheamus, che è il compagno di coppia di Cesaro, che potrebbe in teoria attaccarmi. Ah, ok. Vai, vediamo cosa si fa. Wow, bello questo, bello questo. Pusciamo, dai. Vi ricordo che c'è sempre il conteggio di 10 per quanto riguarda l'avversario e l'arbitro, scusatemi. Ehi, già siamo a 6. Dovremmo anche rientrare. Dovremmo rientrare, Cesaro. Siamo a 7. Ok, mi ha sentito. Dai. Vediamo come possiamo prendere una buona piega per noi per quanto riguarda questo match. Allora, intanto dovremmo fargli un po' di male per quanto riguarda il torso, soprattutto. Questa qua è una mossa che soprattutto fa Cesaro. Io l'ho messa come mosse OMG, oh my god, del mio personaggio, perché piace, ovviamente molto scenica, diciamo. Quello che vi dicevo, non mi sono smentito, ragazzi. Già c'era stata la prima interferenza, ma a me non mi freghi. Era entrato Curtis Axel, non so se è ancora qua. Si è bloccato, guardate ragazzi, si è bloccato. Ok, finiamo il match, dai. There's no way that a WWE superstar can let Cesaro win. No, ma è bellissimo, no? C'ha una finish con il Axel, ma non può fare niente. Guarda. Trying to keep Cesaro from building momentum is crucial if you want to have any sort of chance of victory. No, se mi tocchi sei squalificato tu, sei squalificato Cesaro. Ok. Recuperiamo un po'. Lui se n'è andato, okay, perché ovviamente era solo per farmi distrarre. Ok, facciamo un po' di danno qua all'esterno, così fa un po' più di male, dai. Stiamo quasi per prendere, perfetto, l'abbiamo presa adesso la mossa speciale. Poi non ci vado perché già mi sta contando. Già mi sta contando la. Ci siamo a 6? Quanti siamo? 7. E vai, però. Ok, vai. Torna. Ok. Me l'ha tolta. Ok, bellissima l'espressione facciale, bellissima. Allora, vediamo se riusciamo a fare questa mossa speciale. Perfetto. E adesso andiamo con la mossa finale. Perfetto. Andiamo con il conteggio, ragazzi. 1, 2 e 3. Perfetto. Si va a vincere, ragazzi. Finalmente abbiamo vinto il nostro primo match. Come vi dicevo, già c'è stata la prima
intromissione. Questo lo sappiamo tutti. C'è stata già la prima intromissione per quanto riguarda il nostro primo match. E già sono cose che non succedono o non dovrebbero succedere già spesso, però perfetto. Ok, andiamo avanti, possiamo cambiare direttamente tutto il match. Andiamo a fare un 2 contro 2, anzi facciamo anche un 3 contro 3 a eliminazione. Ok ragazzi, sto preparando il match. Io ovviamente prendo sempre il mio, in questo caso Mister Enigma. Ho messo anche la non contro la Melfatra. Ho messo anche l'eliminazione per quanto riguarda tutti gli avversari. Quindi per vincere il match bisogna eliminare tutti i componenti dell'altra squadra. Andiamo qui a mettere il mio compagno di squadra, ovviamente. Vado a scegliere però la tenuta numero 2, perché mi piace un po' di più. E qui mettiamo come nostro compagno, questi li sbloccherò tutti adesso. Acquisterò anche il pacchetto completo per l'acceleratore, loro lo chiamano. Quindi nei episodi successivi già ci saranno tutte cose già sbloccate. Mettiamo uno casuale. Ok, mettiamo Seth Rollins da questa parte. Anzi no, facciamo lo Shield da questa parte. Quindi qui mettiamo uno che va sempre contro lo Shield. Facciamo una cosa. Mettiamo Triple H, che è uno dei miei preferiti. Qui invece andiamo a mettere tutto lo Shield, che vuole dire tempo di trovarlo. Perfetto. Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns. L'entrata è attivata, ci vediamo direttamente con il match. Ok, allora questa versione di CM Punk però non si può guardare molto perché è arancione, ovviamente non sembra molto credibile assolutamente. Ok, ma anche vedere Triple H e CM Punk acerrimi nemici vicino non è una cosa che capita tutti i giorni. Che schiaffo. Perfetto. Ok, attualmente io per quanto riguarda programmi per questa serie vorrei fare tutta la serie della carriera, della serie del mio giocatore in poco ruolo, e poi ovviamente anche fare la modalità di Daniel Bryan per quanto riguarda la sua ascesa all'essere una superstar della WWE. Ma anche a volte mi piacerebbe anche fare delle live in cui si prova la modalità delle torri, cioè quella che vi dicevo all'inizio episodio, dove ci sono 15 avversari da battere tutti in una soluzione, quindi tutti in un'unica volta. Ok, allora intanto vado a fare un po' di casino dall'altra parte. Ok, se ne sono accorti. Basta togliermi solo Roman Reigns, se no non è un problema. Cosa sto facendo? No, lasciali che ci squalificano. Lasciali. Ehi, che vuole questo? When a superstar is in a six-man match, one of the most important things to remember is knowing when to tag out and get the full man. Andiamo con la finish e vediamo se possiamo. Ok, sì, l'ha fatta. Vediamo se possiamo darlo a eliminare direttamente. Vai, uno, due.
Ok, e togliamo Roman Reigns, andiamo a dargli il cambio a CM Punk. Okay. Dove vai, dai? Okay, vediamo il cambio. Mi vado da Seth Rollins. Ah. Trust me, if you're a WWE superstar, this is not where you want to be. No way. Ok, lo togliamo giù, così recuperiamo un po'. Wow, he lands the combination. Ok, speriamo che non recupero anticipato, non mi serve, perché intanto cioè siamo un 3 contro 2, quindi one of the things that successful six-man teams try and execute. Tanto puoi ritornare al nostro posto. Have the third team member perform a signature or finishing maneuver to deliver maximum impact to an opponent. Got to be careful not to get counted out here. Seth Rollins knows how to polish off an opponent. Teamwork is always paramount in a six-man tag match. Superstars want to be able to have a level of teamwork where two members of the trio perform a double team move, and the third member follows that up with a move, so their opponent is really potrei anche fare alcuni attacchi in coppia. Devo assolutamente modificare il colore di CM Punk perché è troppo arancione. Però credo che sia stata una cosa per i tatuaggi. Vi dicevo, qualsiasi cosa per quanto riguarda il... Cosa sta succedendo? The most crucial aspect to a six-man tag taken out with a power bomb. Rollins fans have plenty to worry about here. Shoulders on the mat. Dug down deep and gets the shoulder up. Ok, allora abbiamo fatto in poche parole la mossa finale dello Shield, quindi tutte e tre. Vabbè. Tutte e tre. Abbiamo fatto una power bomb a tre persone, che in questo caso non gli ha fatto assolutamente niente a Seth Rollins, perché. Perché è uscito dal conteggio subito. In ogni caso io ritorno qua, vediamo così quando possiamo andare a far finire il match, che già siamo a quasi mezz'ora di video. Ovviamente cerco poi di tagliarlo nel miglior modo possibile. Così stiamo facendo vincere loro, però. Vai, vai, vai. Ehi, perché te la prendi con me? Hanno migliorato molto l'intelligenza artificiale, perché già nei capitoli di prima, tipo nel 2018, non ho mai visto uno della mia squadra in pericolo. Dai, dammi il cambio, dai, che si finiamo sto match. Dai, guarda come te lo sto chiedendo. Signori, mi avete il cambio. Ok, e andiamo a finire questo match. Someone on the team has to step up and make sure for at least that match. Everyone on the team. Dean Ambrose è completamente fuori dal match per ora. Vediamo come possiamo andare a 1. This guy just refuses to quit. Not quite. Oh, going to the top. High, and he tags his partner in. Che cavolo sta succedendo? In 2016, the New Day found themselves in the middle of a sick and twisted rivalry with the Wyatt family. Non è semplice, eh? Ho scelto tre abbastanza forti, ovviamente. Allora, ho una mossa speciale. Perfetto. E andiamo con la mossa finale. Vediamo se riesco. Me l'ha bloccata. Non si riesce a finire sto match, sì, ragazzi. Sono proprio duri da battere. Siamo a non so quanti minuti, 32 minuti di registrazione. Ok, allora stiamo facendo la stessa mossa che abbiamo fatto prima a Dean Ambrose.
Seth Rollins va tolto completamente dal gioco, così vediamo se riusciamo a eliminare Dean Ambrose. Conta, ehi, arbitro, 1, 2, ok, e questo l'abbiamo tolto. Facciamo mossa speciale, rialzati, mossa finale, stamina, 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 ok, mossa finale su Seth Rollins e andiamo a chiudere il match. 1, 2, perfetto, signori, abbiamo vinto. Saltiamo completamente il replay. Basta. Perfetto. Ragazzi, l'episodio può finire qui. Vi ringrazio per la visione. Commentate qui sotto con tutto quello che volete dirmi, se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il match, cosa devo andare a cambiare. Ci vediamo nel prossimo episodio, sempre su WWE 2K19.